Ci troviamo a Cugiono con Marco Flavio Invernizzi, in procinto di partire per il tour del mondo in bicicletta. Che cosa ti ha spinto a questa avventura? Beh, chiaramente è un sogno che si realizza, è una cosa che già avevo in mente da parecchio tempo. Facendo vari viaggi poi mi sono convinto di questa cosa che dovevo portare avanti in ogni modo. Quindi niente, piano piano si lavora per realizzare i propri sogni. Quindi fra 3 settimane partirò per questo giro. Abbiamo fatto anche noi un po' di confusione, credevamo che partivi da ovest verso est, invece parti contrario, come mai la scelta? Esatto, no, forse anche perché tutti quanti vanno verso est, quindi io faccio il diverso e vado verso ovest. Ma è anche un discorso di facilità del primo tratto, quindi in modo che ho il tempo di cominciare ad abituarmi a uno stile di vita diverso da quello normale e poi incominciare a fare sul serio con la seconda parte del viaggio, che sicuramente sarà più curiosa e più impegnativa. Durante il viaggio logicamente conoscerai persone, paesi, eccetera, e recupererai del materiale. Cosa ne vuoi fare? Beh, sicuramente alla fine del viaggio monterò un reportage, farò un mini film del mio anno in giro per il mondo e magari sicuramente se mi seguite lo vedrete anche voi, insomma. Durante il viaggio qual è uno dei tuoi obiettivi che hai in mente? Non so, hai punto particolare del mondo che ti piace di più dell'altro oppure? Sicuramente sogno di vedere il Centro America, ballo salsa e quindi sicuramente è una cultura che mi affascina, quella latinoamericana. E, oltre a quello c'è sicuramente l'Asia, che è un punto di riferimento per tutti, dato che ha una cultura completamente diversa da quella occidentale. Chi a casa potrà seguirti in qualche maniera in un blog? Certo, c'è un blog che è marcoinvernizzi.it oppure semplicemente su Facebook cercando Giro del Mondo in Bici. E quindi documenterai giornalmente oppure? Certo, vedrò di fare il possibile, la media non sarà quella, non sarà la frequenza non sarà giornalmente, però cercherò di pubblicare qualcosa ogni settimana sicuramente. Quanti chilometri sono? In tutto saranno 35.000 circa, penso qualcosa in più poi perché si allunga sempre in bicicletta. Media giornaliera che pedalerai? La media totale sono 95 km, ma ciò vuol dire che la tratta normale sarà di 130-140 km al giorno. In bocca al lupo, ti seguiremo. Grazie. E porta avanti i colori di Cugiono per il mondo. Certo.